Lei ha messo a disposizione di Formigoni anche il suo yacht Ad Maiora, gratuitamente. Assolutamente no. La barca la usavo io. Signor Dacò, credo che lei stia mentendo. Lei è stato il capitano dello yacht di Dacò? Sì, sono stato ai comandi dell'Ad Maiora per 3 anni, fino a ottobre del 2010. Dov'era ormeggiato lo yacht? In Costa Smeralda, vicino a Porto Cervo, alla marina di Portisco. Formigoni e il signor Perego, nei weekend d'estate, non mancavano mai. Decidevano l'uscita dal porto, le destinazioni da raggiungere, ed erano loro che portavano a bordo altri ospiti. Dacco è costretto ad ammettere la verità. Sì, è vero. Formigoni era ospite fisso. E non pagava nulla per l'utilizzo della barca? No, ero io a sostenere tutte le spese dell'Ad Maiora. Equipaggio, cambusa, manutenzione. Circa 50.000 euro al mese. Ma se Formigoni non pagava nulla, forse pagava Perego. Risultano a suo nome 4 contratti di affitto della barca da 36.000 euro ciascuno. No, no, quella fu un'idea del mio fiduciario svizzero, in modo che in caso di controlli Formigoni e Perego avrebbero potuto giustificare l'uso della barca in via esclusiva. Piero Dacco è stato per anni l'uomo d'oro della sanità, un settore che in Lombardia è controllato in gran parte da manager e politici legati a Comunione e Liberazione. Il meeting annuale di Comunione e Liberazione è un appuntamento cruciale per politici e uomini d'affari. Formigoni è sempre stato uno dei protagonisti più attesi. Anch'io a Rimini ero di casa, non mancavo mai. Ogni anno prenotavo almeno 10 stanze all'Hotel Méridien e le mettevo a disposizione dei miei ospiti. E poi c'era la tradizionale cena allo Squero. Io invitavo circa 50 persone, ma ognuno portava gli amici e alla fine eravamo anche in 180. Ogni volta mi costava circa 18.000 euro.